Ragazzi, ho il telefono in camera, ma posso assicurarvi che sono le 3:08. 3:08. E il colpo gobbo qua non prende sonno. Non prende sonno perché c'è una partita domani. Voi la vedrete stamattina, quindi oggi. Perché per me è ancora. Cioè, è vero, è il giorno gara, però finché non passa la notte, ecco, io sono dell'idea che la partita è domani. Lasciatemi passare questa roba da deformazione infantile che ho. Allora, signori, io di cosa voglio parlare? Voglio parlare con voi di Andrea Pirlo, perché vedo tanti commenti negativi, quasi sprezzanti, e mi dispiace. Mi spiace. Ovviamente questo mio video non vuole essere uno scontro di idee, deve essere un confronto di idee pacifico, perché ragazzi, tanto lo scontro di idee non porta a nulla, cioè se anche litigassimo nei commenti, qual è il risultato? Che rimane un litigio? Rimane una ferita, poi alla Juventus non cambia un cazzo perché effettivamente le cose sono in mano a loro, non sono in mano a noi. Quindi vi dico anche, non ha senso dannarvi la vita per la Juventus, per quanto io ci tenga, mi appassioni, per quanto mi incazzi, poi dopo c'è il momento anche di smetterla, ci sono anche cose più importanti. Però tutto sommato io sono qua alle 3:05, quindi un like credo forse di meritarlo, un vostro commento anche, soprattutto il vostro commento. Ma l'iscrizione, se ancora non l'avete fatta, perché la maggior parte di voi non è iscritta al canale. Voglio fare alcune riflessioni con voi su Andrea Pirlo, perché lo vedo già messo lì al patibolo da tanti e non sono d'accordo. Non sono assolutamente d'accordo. E vi dico una roba. La cosa più importante all'interno di un'azienda è avere un certo equilibrio, un'unità di intenti, una visione chiara e un obiettivo da raggiungere. Perché vi dico questa unità di intenti, armonia, equilibri? Perché sono queste le componenti che portano un'azienda, al di là del know-how che manca, al di là di tutte le difficoltà, a raggiungere grandi obiettivi, sempre. Ricordatevelo, se c'è unità di intenti tra dirigenza, gruppo squadra e allenatore, per me si può andare oltre la collina, ecco, parlando in termini di guerra, si va oltre quella collina. Quindi se Pirlo è ben voluto dalla squadra, se Pirlo è ben voluto dalla dirigenza, se la dirigenza ha fiducia nel gruppo squadra e in Andrea Pirlo, è giusto che si vada avanti con questo progetto. Secondo me, esonerare Pirlo sarebbe un errore. Non l'ho fatto per Sarri, perché su Sarri, al di là della stima, e io ero sul carro di Sarri, avevo dei dubbi sulla sua condotta e su come effettivamente impattava nello spogliatoio. Invece quest'anno vedo da quel punto di vista umorale, prettamente razionale, vedo una certa armonia all'interno della squadra Juventus. Non vedo poi le cose in campo, ma questo è tutta un'altra cosa. Il fatto è, ragazzi, che abbiamo scelto Pirlo per creare delle pagine di storia Juventus nuove, fantastiche, da costruire, consci anche dell'inesperienza che si portava dietro. Quindi con Pirlo bisogna innanzitutto avere pazienza, perché i grandi cicli non nascono dal nulla. Persino Klopp il primo anno fece difficoltà, lui che ha un certo anche bagaglio di esperienza rispetto a Pirlo, aveva un certo bagaglio di esperienza al Liverpool appena arrivò. E quindi credo che bisogna avere maggior pazienza ancora con Pirlo. E credo anche che bisogna avere fiducia nella società dal momento in cui la stessa società decide di partecipare in maniera attiva a questo progetto, con delle campagne acquisti mirate. Voi mi dite Paratici out. Su Paratici pesano tanti errori del passato, anche fatti in complicità con Marotta, che hanno inficiato ovviamente sulle campagne di calciomercato attuali. Credo che non siano state all'altezza totalmente anche queste attuali, perché hanno portato sicuramente questa d'estate, per esempio, degli innesti di altissima qualità, tra cui vi dico Chiesa, Morata e Arthur, che secondo me sono tre giocatori assolutamente di livello. Il problema è che la rosa non è completa, ma in un momento simile, delicato a livello economico, era anche complicato chiedere di più a Paratici. Banalmente, ragazzi, la Juventus ha sempre fatto meglio quando aveva poche risorse in mano. Ed è proprio vero, perché noi tutti, quando siamo costretti a fare una bella spending review per diverse motivazioni, spendiamo meglio i soldi. Banalmente, quando ne abbiamo tanti, li bruciamo. È un dato di fatto, ragazzi, credo che sia nella natura umana, una roba insita nella natura umana, anche nella natura di chi fa quello di lavoro e sbaglia. Però
Però credo che Paratici quest'estate abbia lavorato bene. Se questa è la linea maestra da seguire, credo che la Juventus possa fare grandi robe. Non credo che sia il caso di buttare Pirlo al cesso, perché poi veramente dovremmo ripartire nuovamente da zero con un nuovo progetto tecnico. Magari abbiamo un allenatore nuovo che cozza un po' con quella che è la rosa attuale, ci tocca fare delle grandi rivoluzioni che attualmente credo che la Juventus non sia in grado di sostenere. C'è una nuova dimensione europea da raggiungere e serve tempo. Volete il cambiamento? Il cambiamento non si fa con uno schiocco di dita. Volete una squadra altamente competitiva in Europa? Allora pazientate. Dovete anche mettere in conto il fallimento. Fallimento che in Italia non viene perdonato, viene visto quasi come una cosa stranegativa. Se uno ti dice ho avuto delle aziende che sono fallite, lo si guarda in maniera un po' incagnesco della serie, ma questo che cazzo è, che questo è deficiente? Eppure magari, sapete, dopo il secondo o terzo tentativo riesce a creare quella che è un'azienda di successo e magari sbarca anche il lunario. E a quel punto ci diciamo, ma come cacchio ha fatto a raggiungere? Vedete ragazzi, il problema è che quest'anno fallire non è una roba... Cioè mi rode, perché mi rode per il bagaglio tecnico che ha la Juventus, però so anche delle difficoltà che ha Pirlo, so delle difficoltà interne della rosa, so anche della qualità che c'è in mezzo al campo. Abbiamo un sacco di problemi e vincere anche quest'anno sarebbe una roba straordinaria. Quindi fallire tutto sommato porta secondo me a lasciare qualcosa quest'anno. Cioè bisogna lasciare qualcosa quest'anno, un'idea, qualcosa su cui ripartire l'anno prossimo eventualmente, ma sempre con Pirlo alla guida, sempre con le idee che siano consone a quello che è il progetto unico che Pirlo vuole portare avanti. Quindi una società che lo spalleggi nel mercato, una squadra che segua Pirlo, che abbia voglia di vincere con Pirlo. Questo è l'ingrediente che serve per fare grandi cose, anche sul lungo medio periodo. Non siamo abituati, ragazzi, perché siamo sempre abituati ad avere un allenatore che ti porta a vincere nel breve periodo, però a volte spesso dimentichiamo che nel lungo periodo la Juventus ha fatto dei cicli un po' strani. Questa è la prima volta che la Juventus ha aperto un ciclo così lungo e che non è riuscita a vincere sicuramente in Europa, però insomma è stato un processo di crescita importante. Adesso vogliamo la dimensione europea, serve tempo e serve pazienza, quindi armiamoci di pazienza con Pirlo, basta con i Pirlo out, basta metterlo alla... cioè lo sappiamo già dove può sbagliare Pirlo. Io quest'anno banalmente pretendo molta più maturità dai calciatori in campo che da Pirlo. Pirlo deve essere aiutato dagli stessi calciatori. È vero che Pirlo ogni tanto canna le letture, certe pieghe della partita non le individua bene, fa delle cavolate, ma è figlia questa cosa dell'inesperienza che lo stesso Pirlo ha. La colpa della società? Può essere. Ha scelto la persona sbagliata? Non lo sapremo mai, soprattutto se lo buttiamo fuori quest'anno. Io sono dell'idea che secondo me se cacciamo Pirlo ce ne pentiremo sul lungo periodo, quindi credo che valga la pena aspettare almeno un altro anno per capire che direzione veramente sta prendendo la Juventus. Però se si spalleggia Pirlo bisogna spalleggiarlo in tutto e per tutto, con la pazienza noi tifosi nel capire le difficoltà che ci sono, nel capire le difficoltà di Pirlo, ma soprattutto la società deve spalleggiare Pirlo. In che modo? Difendendolo sempre, difendendo il suo operato, ma soprattutto costruendogli una squadra decente, intercambiabile, che gli dia possibilità di esprimere tutte le sue idee calcistiche, perché quest'anno non è stato possibile per un motivo o l'altro, per cattiva programmazione sul centrocampo. Sono d'accordo, lo sappiamo benissimo. Sappiamo benissimo le difficoltà della Juventus anche nel mercato delle cessioni, perché abbiamo ingaggi troppo alti per giocatori che non meritano quell'ingaggio e quindi facciamo fatica a vendere, so tutto fino alla nausea. Ma ragazzi, ogni anno arrivare a fare un reset, cioè non è che è come avere di quei PC che funzionano per un'ora e poi spegniamo tutto. Cerchiamo di risolvere il problema del PC una volta che è acceso, capire che cos'è che crasha, e poi magari, capite, smontando solamente un pezzettino e rimettendolo in un altro, riusciamo comunque ad utilizzare quel computer in maniera un po' più efficiente. Funziona così, ragazzi, è calcio e non si può vincere sempre, eravamo abituati male. Torniamo a essere competitivi, torniamo a essere forti con la squadra e meno distruttivi. Io vedo una mentalità parecchio distruttiva. Non è un appello che voglio farvi, non voglio neanche persuadervi, ma ragionateci su queste parole, dormiteci su, magari prendetevi 2 giorni,
Poi mi dice: colpo qua, hai detto una cazzata. Per me non è così. Pirlo out. Vabbè, sti cazzi, ci sta. Ci sta. Però non insultatemi per queste idee. Alla fine è la mia visione. Ora, ragazzi, io vi monto il video, ve lo carico. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua. Sto parlando con questo tono di voce perché altrimenti viene la mia ragazza e mi lancia qualcosa. Che lei, poverina, domani si alza prestissimo. E basta. Godiamoci questo Juventus Spezia. E niente. Ragazzi, sto iniziando a metabolizzare. Io metabolizzo molto in fretta la possibilità dell'insuccesso. Me ne faccio una ragione, ma so anche essere costruttivo nella distruzione. Ovvero, dalle macerie riesco a capire cosa devo fare per migliorare, sempre. Sono sempre stato molto autocritico. Sono sempre focalizzato all'obiettivo. Anche se veramente fallivo, eccetera, mi portavo dietro quel bagaglio di fallimenti. E il bagaglio di fallimenti mi ha permesso poi di superare gli ostacoli. Questo è quello che deve fare la Juventus con Pirlo. Quindi, massima fiducia e, come direbbe il buon Cruciani alla Zanzara, avanti tutta.